Ciao a tutti, letture di marzo 2013. Nonostante la luce, che sarà la vera e propria dimostrazione del fatto che io vivo in una caverna, riuscirò finalmente a parlarvi dei 5 libri che ho letto durante il mese di marzo. Quindi direi via, perché sono pochi, ma in realtà sono tanti, ma io devo dirvi tante cose. Via! Il primo libro del quale vi parlerò sarà, per correttezza, il libro di un esordiente, che mi è stato inviato dall'autore stesso. In questo caso parlerò delle Ombre della Dea di Emanuele Velluti, che io ho ricevuto in ebook, vi metterò sicuramente la foto. Si tratta, non vorrei dire cavolate, della prima opera di questo autore. È un fantasy con una storia molto particolare. Abbiamo Akin, che è un ragazzino dai capelli bianchi, che viene ritrovato su una spiaggia. Giustamente il ragazzino non ricorda da dove viene, non ricorda nulla del suo passato, e a questa bella pozione dovete aggiungerci delle ombre che hanno intenti non troppo amichevoli. Se a questa famosa pozione ci aggiungete anche dei personaggi caratterizzati decentemente e arriverei a dire in maniera originale, e soprattutto un'ambientazione non scontata e un certo tipo di scrittura, sicuramente dopo questo miscuglio vi troverete tra le mani un buon romanzo. Un buon romanzo che, attenzione, non è un capolavoro. Non parliamo sicuramente del libro che mi ha cambiato la vita. Su Anobi ho dato 3 stelline. Ho dato 3 stelline perché? Perché nonostante il libro sia scritto bene, i momenti esilaranti al suo interno siano tanti, ho riscontrato alcune sbavature. La trama in alcuni punti è un po' frettolosa e non nascondo che queste famose ombre mi hanno ricordato molto quelle del Signore degli Anelli. Parlando con l'autore mi è stato detto che questa ispirazione non è stata minimamente presa appunto dall'opera di Tolkien, e già per questo, Emanuele, ti devo fare un merito. Cos'altro? Nel momento in cui mi aggiungi un personaggio come il cacciatore, non posso far altro che stringerti la mano e dire che sei riuscito nel tuo intento. Il finale di questa storia, che è un continuo correre da una parte all'altra, il lettore non ha veramente un attimo per respirare. Ho sentito tra le varie recensioni che sono state fatte da altri youtubers che c'è chi è piaciuto e c'è chi lo ha lasciato un pochino stranito. Una cosa che devo dire io, che a distanza di tempo, da quando ho letto il libro, il finale mi ha lasciato con un grande punto interrogativo, e non è una cosa negativa, siccome è un finale che mi invoglia a leggere il seguito, o comunque, se questo piccolo romanzo è l'apertura di un altro tipo di storia, ti stringo nuovamente la mano, Emanuele, e ti dico che la tua è stata sicuramente un'idea originale. Se amate il genere, io vi consiglio sicuramente di leggere questo libro. Se il fantasy non fa per voi e sicuramente preferite altri tipi di letture, è una lettura che vi sconsiglio, ma non perché è di un esordiente, ma perché al suo interno ricorrono molti classicismi che sono comuni della letteratura di genere. Passiamo al secondo libro. Adesso vi parlerò di 2 scritti che mi sono veramente piaciuti tantissimo, quindi molto probabilmente mi incepperò, mi balbetterò, perché giustamente quando mi piace un libro non riesco mai a dare un'idea completa di quella che può essere la storia, quelle che possono essere i miei pareri, quindi aspettatevelo.
Il primo libro di cui vi voglio parlare è di Luca Di Fulvio, La gang dei sogni, che io ho letto in digitale, ma che qualche giorno fa, fortunatamente, ho trovato a un mercatino, nell'usato, sotto nel negozietto di fiducia, insomma. Il romanzo purtroppo è fuori catalogo, grazie Mondadori. È fuori catalogo, è descritto da questo autore che in Germania spopola più non posso, quindi adesso dirò grazie Italia. La gang dei sogni ha una trama apparentemente molto semplice ed è un libro al quale non gli avrei dato 50 centesimi. È un genere che io non mi ero mai ritrovato a leggere, ma di cosa parla? È sostanzialmente una storia che si muove più binari di una madre e di un figlio. La storia parte agli inizi del 1900 per percorrere il primo trentennio del XX secolo. È la storia di Cetta, una figlia di contadini che viene stuprata e da questo stupro nascerà Natale, suo figlio. Cetta avrà l'esigenza di scappare da una realtà che le sta troppo stretta e dopo una grande riflessione deciderà di muovere e di cercare di cambiare la sua vita verso il grande continente, l'America. A questo punto, se non sapete resistere a un'ambientazione di un'America degli anni 10, degli anni 20, degli anni 30, il tutto supportato dalla scrittura di Di Fulvio, che scrive veramente bene, e sottolineiamolo, voi lettori sarete già stregati da una trama che, vi ripeto, sembra semplice, ma va ad evolversi in una maniera veramente inaspettata. Ci saranno parti d'azione, ci sarà una bellissima storia d'amore. E anche i personaggi femminili, come quelli maschili, saranno caratterizzati in una maniera veramente caratteristica. Molti saranno i personaggi che vi rimarranno anche a lettura conclusa, mi viene da dire Sal, mi viene da dire Ruth, tutti personaggi che arriverete ad amare. E è strano da dire perché alla fine non è, secondo me, un libro che porta dietro un grande insegnamento, porta dietro, cioè non parliamo di un Saramago, stiamo parlando di un tipo di narrativa che secondo me verte più verso l'intrattenimento, ma nonostante questo me lo sono mangiato ed è uno di quei libri che dimenticherò veramente con difficoltà. È straconsigliato. Non so quanto io possa essere stato chiaro, se riuscite a trovarlo non fatevelo scappare o cercate di recuperarlo in qualche modo in ebook, ma La gang dei sogni è veramente un libro anomalo di uno scrittore italiano ancora più anomalo. Vi lascio sicuramente sotto, ve lo lascerò sicuro, il video di Zumbooks, che parlerà in maniera molto più esaustiva di questo libro e te lo dico, Zu, la colpa è tua perché hai influenzato decine e decine di lettori con questa lettura e forse adesso ti dico grazie. Dopo La gang dei sogni ho letto un piccolo racconto che nonostante sia veramente esile, mi ha fatto forse un effetto maggiore. Parlo di un racconto che mi ha lasciato con un'ansia addosso non indifferente, e il racconto è La metamorfosi di Kafka. Di Kafka non avevo mai letto niente, l'ho letto in questa edizione abbastanza bruttina, e non avevo mai letto niente, sinceramente non mi so spiegare neanche io il motivo, nonostante cioè io sono un assiduo lettore horror, e autori come Joe Hill, come King, come Lovecraft, il più delle volte si rifanno alla metamorfosi kafkiana. Quindi mi sono già ritrovato a leggere vari racconti dove si riprendeva o si delineava un po' quella che era la trama di questo racconto.
Questo racconto parla di Gregor Samsa, che non è altro che una specie di rappresentante che con il suo lavoro mantiene la sua famiglia. È stato pubblicato nel 1915, quindi capirete che l'ambientazione è sicuramente un po' retrò. Fatto sta che Gregor una mattina si sveglia e svegliandosi si rende conto di una mutazione. A livello che ha subito durante la notte, che va a coinvolgere quello che è il suo aspetto. Infatti, Gregor si trasformerà in un vero e proprio insetto. La genialata di questo racconto è appunto il rapportare quello che è la diversità al quotidiano. Capirete anche da voi che la famiglia prenderà in una certa maniera questo cambiamento e quello che persiste in queste poche pagine è questo senso di ansia e di crudeltà che pervade tutta la tempistica della storia. Molti sono i momenti asfissianti. La scrittura di Kafka è molto lineare. Non presenta nessuna sbavatura, mi piace veramente un sacco e in alcuni punti la reggevo ed era talmente, nonostante la descrizione magari fatta un pochino più minuziosamente, riusciva a creare un clima veramente asfissiante per me. Più va avanti e più il lettore si fa determinate domande. Che alle quali non è detto che ci sia una risposta che portano il lettore verso un finale che è veramente amaro. Io mentre lo leggevo ho fatto tante riflessioni e mi sono chiesto più volte come sarebbe finito, come la famiglia di Gregor si sarebbe comportata di fronte a una tragedia di questo tipo. E dopo essermi fatto tutti i miei trip possibili e immaginabili, ci ha pensato Kafka a tirarmi un grandissimo schiaffo in faccia e a dirmi: caro Pennywise, questa è la realtà. Se non l'avete letto, fatelo, e sicuramente non ve ne pentirete. Svegliarsi la mattina e scoprire che la tua casa sta per essere demolita. Immaginate la vostra reazione. Lo stesso tipo di emozione coinvolgerà anche Arthur Dent, che sarà il vero e proprio sfortunato protagonista di questa storia. Immaginate il suo risveglio e immaginate la sua intenzione a tenersi quella bruttissima casa che si ritrova, brutta, isolata, ma pur sempre casa sua. Immaginate anche che l'unico amico di Arthur sia Ford. E immaginate che questo Ford sia un rappresentante venuto sulla Terra da un altro pianeta, venuto ad indagare quello che è il comportamento umano, quelle che sono le abitudini degli umani, quelli che sono tutti i costumi, gli usi della Terra. E questo amico di Arthur Ford sia l'unico essere vivente a conoscenza di un piccolo particolare. Infatti, mentre la casa di Arthur cercherà di crollare sotto le pressioni dei lavoratori comunali, dall'altra parte ci sarà un altro tipo di demolizione, la demolizione della terra, che avverrà da parte di una strana specie. Capirete che questo parallelismo tra la demolizione della casa di Arthur Dent e la demolizione della Terra è veramente ha una valenza veramente diversa. E tutto questo verrà sviluppato nella Guida Galattica per gli autostoppisti. Ford farà di tutto per avvisare Arthur di questo piccolo particolare che l'esplosione della sua casa è il meno rispetto a quello che succederà. E da qui partirà un po' quella che è la storia della Guida Galattica di Douglas Adams, che se non sbaglio è stata scritta negli anni 80 giù di lì. Adams
Adams ha una scrittura molto particolare e non nascondo che inizialmente è un po' tipo Pennac, si fa fatica ad abituarsi al suo tipo di prosa. I due personaggi riusciranno a salvarsi e la Terra imploderà sotto i colpi nemici. Da qui si dipanerà la storia. Una storia fatta di viaggi in pianeti che non penso abbiate mai visto, il tutto condito da un British humor. Ed è stata forse anche questa la cosa che non mi ha fatto dare 5 stelline piene a questo libro. Infatti, nonostante i momenti esilaranti e questo libro appartenga a un tipo di fantascienza che io definirei umoristica tranquillamente, questa cosa dello humor britannico era una situazione a cui non ero tanto abituato e magari non mi ha fatto apprezzare, non perché magari le battute siano scontate o anzi molte fanno piuttosto ridere, ma mi ha fatto storgere un po' il naso perché non sono abituato io a questo tipo di concezione. Cosa dire ancora? È sicuramente fa parte della famosa. Adesso non so se sono 4 o 5 libri, giù di lì, che ha scritto Adams prima che, se non sbaglio, un infarto ce lo portasse via pochi anni fa. Avevano 50ina d'anni e abbiamo perso un grande genio. Abbiamo perso un grande genio perché leggendo questo piccolo romanzo capirete dove arrivi, mi ripeto, il suo genio. Negli anni 80 è riuscito ad anticipare l'ebook reader, troverete una descrizione vera e propria di un ebook reader, quando riusciamo a raggiungere quella che è la fantascienza. Il più delle volte mi vengono veramente i brividi e ridi, ridi che ridi che ridi, alla fine ti fermi, pensi e pensi a quanto possono essere reali questi tipi di racconti. Leggerò sicuramente i seguiti e quindi rimanete sintonizzati perché me ne sentirete ancora parlare. Ultimo libro che ho letto, ve ne ho già parlato, quindi mi sembra inutile starvi ancora a torturare con il mio blabbericcio, è The Cell di Stephen King, quindi vi lascerò il link qua sotto se siete interessati, ne ho già fatto una recensione. Con questo vi saluto, spero di essere stato abbastanza chiaro, ma immagino che questo video sia un vero e proprio casino. Quindi mi scuso già in anticipo per tutte le sbavature, per tutti gli errori e ci vediamo alla prossima. Ciao!